L'emicrania cronica è caratterizzata da un dolore che si protrae per più di 15 giorni al mese e colpisce circa 2 persone su 100. Chi ne è colpito spesso fatica a trovare una terapia efficace. Chi però si rivolge a centri specialistici può trovare una soluzione. Si tratta della tossina botulinica di tipo A, una proteina naturale che inibisce la produzione di neurotrasmettitori infiammatori e quindi la trasmissione dello stimolo doloroso. Piccole iniezioni di tossina botulinica nelle zone comprese tra fronte, testa e collo hanno dimostrato di essere efficaci nella riduzione della percezione del dolore emicranico, con una ritrovata qualità della vita per chi ne soffre. Sono pazienti che hanno una vita lavorativa in particolare, ma anche sociale e familiare, molto condizionata dal sintomo dolore e da tutto quel corteo di sintomi che è l'emicrania, perché l'emicrania non è solo dolore, l'emicrania è nausea, è vomito, è voglia di stare a letto in una situazione di protezione da luci e suoni. Quindi certamente il fatto di andare alla ricerca di nuove possibilità terapeutiche per dare un aiuto a questi pazienti è per noi fondamentale. Questi pazienti per il momento hanno un solo farmaco autorizzato in modo specifico dalla nostra agenzia del farmaco, che è appunto la tossina botulinica, che viene utilizzata a dosi estremamente basse, si tratta di 5 unità internazionali, vengono distribuite, cioè usate con delle piccolissime punturine sottocute in ben 31 punti della nostra testa, che sono tutti punti dai quali emergono i nervi che portano poi il dolore dalla testa al cervello. Quindi in pratica si agisce bloccando il passaggio dello stimolo doloroso dalla periferia al centro. Per fortuna negli ultimi anni sono state sviluppate alcune farmaci o comunque alcune terapie anche di tipo non farmacologico per aiutare questi pazienti. Quella che in questo momento dà una soddisfazione importante sia a noi medici che ai pazienti è quella della tossina botulinica. La tossina botulinica, che è un veleno che di solito provoca una paralisi dei muscoli, in questo caso viene usato come terapia, quindi come aiuto per il paziente.